Nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, mette a fuoco luci e ombre sullo stato dell'amministrazione della giustizia. I reati nel 2021 sono leggermente cresciuti rispetto al 2020, calati a causa della pandemia, ma si sono ridotti del 12,6% rispetto a un anno normale, come il 2019. Basti citare gli omicidi volontari, passati da 317 a 295 in due anni. Ma desta allarme il numero dei femminicidi, 118 nel 2021, la stragrande maggioranza in ambito familiare o affettivo. E poi la lentezza dei processi e la mole di arretrati, seppure in calo, causa carenza in organico. Rimarca invece le note positive la ministra Cartabia, come le riforme del processo penale e del processo civile approvate dal Parlamento e le prospettive garantite dai fondi del PNRR per investimenti nel comparto giustizia, dove resta molto da fare, come sottolinea la Guardasigilli. Occorre dare un impulso deciso anche alle proposte per l'innovazione del sistema penitenziario e rispondere alle tante emergenze che affliggono le nostre carceri. Dove a oggi sono oltre 1.500 i detenuti positivi al Covid, erano meno di 200 a inizio di dicembre. Impossibile poi dimenticare una questione che da troppo tempo resta nell'agenda della politica. È necessario affrontare la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura. Ineludibile davvero, come lei, signor Presidente della Repubblica, ha più volte sottolineato, interpretando l'animo di molti e per quel che conta anche il mio.